Buongiorno, mi chiamo Roberto Camera e sono un esperto di diritto del lavoro. In questo video di PSOA Quotidiano affronteremo le novità previste nelle leggi di bilancio per il 2023 sulle prestazioni occasionali, gli ex voucher per intenderci. Queste le modifiche apportate dal legislatore. Le aziende che possono fruire di lavoratori occasionali sono quelle che hanno sino a 10 dipendenti a tempo indeterminato. Prima il limite era di 5 dipendenti. Viene aumentato il limite economico che annualmente può essere erogato dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori, che passa da 5.000 a 10.000. Infine viene vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo. Questo divieto non è assoluto, in quanto al divieto delle prestazioni occasionali, cosiddette ordinarie, fa il paio una nuova disciplina prevista sperimentalmente per gli anni 2023-2024, proprio per le imprese agricole. Per le sole attività di natura stagionale, in questo biennio 2023-2024, le aziende agricole potranno instaurare prestazioni di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, ma solo le aziende che rispettano il contratto collettivo nazionale di lavoro e i contratti collettivi provinciali di lavoro. Queste le caratteristiche stabilite dal legislatore. Si deve trattare di un'attività di natura stagionale. La durata non potrà superare le 45 giornate annue per singolo lavoratore in un arco contrattuale massimo di 12 mesi. I lavoratori che potranno rendere queste prestazioni sono coloro i quali negli ultimi 3 anni non hanno instaurato un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, ad eccezione dei pensionati, e che siano anche disoccupati, che hanno presentato la DID, la disponibilità di immediata, la dichiarazione di immediata disponibilità, o i percettori della NASPI e della DISCOL, o i percettori del reddito di cittadinanza, o i percettori di un qualsiasi ammortizzatore sociale, o i pensionati di vecchiaia o di anzianità, o giovani under 25, o detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno. Prima dell'avvio della prestazione, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego, nella quale dovrà indicare la durata del contratto, massimo 12 mesi, il computo delle presunte giornate di lavoro effettivo, massimo 45 giorni, l'informativa al lavoratore sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro, quelle previste per intenderci dal decreto trasparenza. L'iscrizione dei lavoratori nel libro unico del lavoro potrà avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro. Il compenso dovrà essere erogato con modalità tracciabili sulla base della retribuzione stabilita dal contratto collettivo nazionale del lavoro e dal contratto provinciale di lavoro. Inoltre è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato del disoccupato, è cumulabile con qualsiasi pensione e potrà essere pagato su base settimanale, quindicinale o mensile. La contribuzione versata sarà utile ai fini di eventuali prestazioni previdenziali, assistenziali o di disoccupazione anche agricola, oltre a servire per il rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, il versamento dei contributi sarà determinato con l'aliquota dei territori svantaggiati, ai sensi dell'articolo 1,45 della legge 2020 del 2010, secondo quelle che saranno le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL d'intesa tra di loro. Il legislatore ha previsto anche delle sanzioni in caso di violazione delle regole. In particolare, se si supera il limite delle 45 giornate annue, il rapporto si trasforma in un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, se viene utilizzato un lavoratore senza uno dei requisiti soggettivi considerati dal legislatore, è prevista una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione.